e buonasera, chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Tale di Lavoro, e questa sera staremo insieme a parlare di storia, storia identitaria, storia del regno, la nostra amata terra, e lo faremo con un illustre ospite che già ci ha dato l'onore di essere presente con noi per parlare del 1860 Unità d'Italia e una flotta in fumo. Sono state due trasmissioni molto seguite, che devo dire che ha anche portato fortuna a Claudio, e questo mi fa molto piacere, e anche se non avevano bisogno, perché hanno fatto dei libri incredibili. Adesso l'ultimo, anche Gangemi, che nel suo libro che sto leggendo, l'ultimo lavoro che ha fatto, ha citato molto il libro che ho, Unità d'Italia 1860, quale unità, e parlo di Claudio Romano. Ciao Claudio, come stai? Bene, grazie. Diciamo che questa intervista, questa chiacchierata è nata per caso, perché ci siamo sentiti per telefono e lui stava, non so per quale motivo, stava parlando di debiti, non debiti, le finanze, la parte burocratica, la parte amministrativa del regno delle due Sicilie. Gli ho detto: guarda, io tempo fa ho scritto un articolo molto interessante su, che adesso faccio vedere. La storia insegna, che parlava del risanamento del regno delle due Sicilie. E lui, in questo articolo, che è molto bello, che ci ha permesso di pubblicarlo sul blog, quando volete potete andarlo a vedere, a leggere, e praticamente ci spiega perché il regno delle due Sicilie all'improvviso si è trovato con i debiti fino al collo, e soprattutto poi la grandezza di Ferdinando II, che da giovane re ha risanato tutto, portando da buon padre di famiglia, portando le casse del regno nei giusti equilibri. Giusto, Claudio? Giustissimo, giustissimo. E questo serve anche per comprendere poi perché è successo quello che è successo nel 1860. Diciamo che questo episodio è propedeutico, perché forse lo possiamo definire la madre di tutti i problemi che sono sorti dopo e che poi hanno portato a quello che ben sappiamo. Se vuoi posso iniziare a raccontare un poco questa, mi perdonate il termine, questa storiella, ma che comunque è sempre confutata da documenti come nel mio stile. Allora, bisogna fare Claudio, veramente. Claudio, permetti, Claudio, permetti, quando si parlano di soldi, insomma, è storiella. Vabbè, è un virgolettato, insomma, diciamo così, in senso letterario, Ho fatto una battuta. io l'ho replicato appunto virgolettato in questo senso qua. Allora, il discorso nasce molto tempo prima del 1860 e bisogna capire perché lo Stato borbonico è l'unico Stato, forse al mondo, ma sicuramente in Europa, ad avere questo tipo di organizzazione iperverticistica. Cioè, non era un discorso piramidale classico dove io ho la mia bella piramide e al vertice il re. No, era un discorso piatto dove c'era solo un'unica verticalità che era data dal re. Il resto era tutto piatto. Come e perché si è arrivati a questo? Allora, bisogna comprendere che alcuni monarchi borbonici, ahimè, non è che erano proprio lungimiranti, erano molto bonaccioni, questo sì. Siamo nel 1820, fine 1820, la restaurazione ormai è avvenuta, il congresso di Vienna nel 1815. Nel 1820 si ha una recrudescenza dei moti rivoluzionari, ci stanno nuovamente venti di guerra, o meglio di paura a livello, diciamo, di giacobinismo, che stanno per ritornare i vecchi, quelli che hanno fatto uso della ghigliottina a più non posso, eccetera, eccetera. Il Borbone aveva paura. Stiamo parlando di Ferdinando I, ex Ferdinando IV, che praticamente ha paura e non si fida del proprio esercito. Non dimentichiamo che quando ritorna qua, lui rimane per parecchie settimane in rada sulla nave inglese, non si fida delle proprie truppe, non si fida del proprio entourage. Come questi venti di guerra cominciano a sibilare
in tutta Europa, devo dire la verità, non solo qui, lui chiede aiuto all'Austria. E così il 18 ottobre del 1821 arriva a Napoli un corpo di spedizione austriaco. Lui chiede all'Austria: sentite, venitemi a aiutare, mandatemi qui dei soldati che mi possono tutelare l'ordine e il controllo di tutto ciò e di tutto il mio regno. Per cui ovviamente non potevano bastare centinaia di persone, ne arrivano oltre 40.000 soldati austriaci. L'unica cosa che dice l'Austria: sì, io te li do volentieri, ma a una condizione, che devi pagargli tu lo stipendio e devi provvedere tu al loro vitto e alloggio per gli ufficiali. Il re non se lo ci pensa due volte, accetta questo e arrivano questi soldati che ovviamente vanno a pesare sul bilancio dello Stato. I venti di guerra, la turbolenza dura qualche mesetto, poco, dopodiché come era nata così svanisce. A questo punto i soldati austriaci non servono più e il re dice all'Austria: ok, grazie, ve ne potete tornare. L'Austria molto maldestramente dice: sì, adesso ce ne andiamo. Adesso ce ne andiamo, i soldati rimangono qua, se ne vanno piccolissimi contingenti, centinaia di persone, e ovviamente rimangono qui, sempre con quel patto che paga il buon Borbone vitto, alloggio e stipendio. Paga oggi, paga domani, passano le settimane, passano i mesi, passano gli anni e le cose rimangono così. Muore Ferdinando I, viene il figlio Francesco I. Francesco I è altrettanto, è ancora più buono del padre, o se preferite più bonaccione del padre, perché ci mette anche del suo, al di là che non se ne può fregare di meno degli austriaci, per cui sì, vabbè, ok, stanno qui, che me ne frega, insomma, li fa pressioni per mandarli via, ma non più di tanto, tant'è vero che piano piano qualcheduno se ne va, ma stiamo parlando di numeri risicati. Che succede? Che praticamente un altro difetto grandissimo di Francesco I, della sua bontà, si fa circondare da tanti consiglieri, i quali gli cominciano a dire: maestà, io sto lavorando per voi, per questa cosa, sto pensando facendo quest'altra cosa, si dovrebbe fare questa cosa così, e lui dice sempre di sì. Leggervi alcune cose. La spesa pubblica era talmente alta che Francesco I, per tenere in pareggio i conti, fu praticamente, tra virgolette, costretto ad introdurre la tassazione una tassazione pesante quanto odiosa, che avrebbe dato un gettito sicuramente copioso e facile da riconoscere, la tassa sul macinato, che entrò in vigore il 28 maggio del 1826. Ecco, quindi adesso capite perché insomma si comincia a fare questa voragine nei buchi nel bilancio dello Stato, un vero buco, una voragine che succhia soldi. Il problema è che il buon Francesco I comincia a elargire pensioni, stipendi, perché all'epoca se io facevo più mansioni, per ogni mansione avevo uno stipendio. E allora praticamente cominciano tutti quanti a dire: maestà, io faccio pure questo, questo e questo. Casomai non era niente affatto vero, oppure era vero, però in realtà faceva parte del mio lavoro primario. E lui accordava pensioni, stipendi, gratificazioni, ecco il termine preciso è gratificazione, che erano le voci straordinarie dello stipendio. E questo ovviamente non al soldato, all'impiegato, ma ai vertici, quindi erano stipendi alti, e questo continua a gravare tantissimo. E noi abbiamo trovato, dico noi perché siamo in due a fare questi studi, io e Antonio Formiglio, quindi non sono solo io, e dicevo, e praticamente questo fa aumentare, eleva a potenza questa voragine nei conti pubblici, a tal punto che poi si arriva a una situazione incredibile, che quando il figlio di Francesco I, Ferdinando II, arriva al potere,
nel novembre del 30, ci sono Ferdinando II. Ferdinando II. Chiedo scusa del lapsus. Ferdinando II va al potere, praticamente ci stanno 83 milioni di ducati di deficit, una quantità enorme, spaventosa. La prima cosa che lui fa, il decreto numero 104 dell'11 gennaio 1881, con il quale il sovrano intese dettare le nuove condotte della politica borbonica. 1831, sì, 11 gennaio. No, perché è detto 82. Forse si è sentito male, cioè 1831. No, si era sentito 1881. No, 1831. La legge recita testualmente: fin dai primi momenti il nostro avvenimento al trono, noi dichiarammo esservi nelle finanze delle piaghe profonde. Prometteremo di applicare e curarle e recare nel tempo stesso qualunque allevamento ai pubblici pesi. Le conseguenze fatali della straniera usurpazione, si riferisce agli austriaci, gli avvenimenti disgraziati del 1820 hanno in prima rivolte le nostre cure alla parte dei nostri domini al di qua del faro. Queste preferenze erano comandate dalla situazione in cui abbiamo trovato questa tesoreria generale, dallo squilibrio di cui trovasi le sue risorse e le sue obbligazioni al cominciare dal corrente anno. Noi abbiamo voluto riconoscere in tutta la sua nudità lo stato di situazione della Tesoreria Generale di Napoli. Per quanto triste essa sia, non ne faremo mistero. Quindi vedete la lealtà e la bella crudezza dell'esprimersi del re. Questa leale franchezza sarà degna di noi. E guardate che sono parole forti dette da chi in realtà è responsabile, anche se non di quella situazione, ma è responsabile morale del regno. Si era assunto le sue responsabilità da sovrano. Sì, anche che non erano sue personalmente. Però lui rappresentava lo Stato, quindi si era preso carico della corona, che era lo Stato, quindi si è caricato tutte quante. Certo. Allora, scusate, ho perso il segno. Ecco qua. Sarà degna del popolo. Allora, ripeto perché è fondamentale questo passaggio. Questa leale franchezza sarà degna di noi, sarà degna del popolo generoso di cui la divina provvidenza ci ha confidato il governo. Il decreto del 28 maggio 1826 aveva fatto sperare uno stabile equilibrio tra le rendite e i pesi dei domini al di qua del faro. Queste speranze rimasero deluse. Per la conseguenza degli avvenimenti del 1820 esisteva un deficit che di anno in anno si aumentava per gli interessi di cui era gravato. Sotto il titolo misterioso di debito galleggiante, ammesso alle nuove teorie di finanze, non lascia di essere un debito, e tanto è più grave, tanto più molesto, perché non trova fondi di ammortizzazione, un perenne presidio, perché le sue scadenze non sempre possono differirsi. La somma ne ascende a ducati 4.340.000, eccetera. Il primo passo indispensabile alla prosperità delle finanze è quello di estinguerlo a gradi. Posta così nudo la cosa, il voto effettivo che ne esiste nello stato discusso, che sarebbe il bilancio dello Stato, per formarsi per il 1831, inclusa la parte del pagamento del debito galleggiante di sopra indicato, è di ducati 1.128.167. Noi ne faremo profondamente rattristati, ma non disarmati. Fedele alle nostre promesse di fare ogni personale sacrificio,
Noi abbiamo già conceduto il rilascio dalla nostra borsa privata di Ducati 180.000, pari al 14,5%, questo lo dico io, della rata annuale del rendito del suo del debito, quindi praticamente lui ci mette il 14% dalla tasca sua privata. Altro ne facciamo di assegnazione dalla nostra Real Casa di Ducati 190.000, pari al 15,3%, conciliando il mantenimento ed il benessere di tutte le nostre forze di terra e di mare, col perfetto ordine di cui sono stati rimessi i rami di marina e di guerra, abbiamo ottenuto una diminuzione di Ducati 340.000. La severa riforma fatta negli esiti dei diversi ministeri ha prodotto un'economia di Ducati 531.000 per un totale di Ducati 1.241.000, il che dà una diminuzione di Ducati 113.050 pareggiati. Questo è il discorso per un anno, perché vedete negli anni passati perché questo veniva fatto ogni anno, quindi questo è il deficit annuale che si produceva. Quindi loro già pareggiano praticamente il bilancio di quell'anno, già cercano innanzitutto di non far scendere ancora di più il deficit, ma arrestano la caduta, come suol dirsi. Le conseguenze di questa situazione quali sono? Che lui comincia a capire ma perché si è creato questo vuoto, questo buco, e comincia a vedere, al di là del discorso del 1820 che lui già cita, nel suo decreto, comincia a vedere appunto che tante persone dell'entourage della corte, quelli che erano più vicini, e stiamo parlando di alti dignitari, anche di molti militari, che si erano inventati, ripeto, incarichi fasulli, oppure avevano dato, dicevano: maestà, serve questa tale cosa, ok, va bene, fatela, e la facevano, oltre al fatto che spesso e volentieri non serviva neanche, ma la facevano fare a persone conniventi, a parenti, ad amici, per cui la cosa che doveva costare 100 ne costava 200, perché 100 poi andavano, come si dice a Napoli, a manicone. Quindi ecco che alla fine si era creato questo buco. Allora lui comincia a fare un poco di caccia alle streghe, comincia a capire chi erano queste persone che avevano sfruttato la bontà di Francesco I. Per alcuni dicono la superficialità, non voglio entrare in questo particolare, io mi limito ai fatti. Poi se era superficiale, se era sbadato, se era bonaccione, è secondario. Sai Claudio, su il regno di Francesco I se ne parla molto poco, si è studiato molto poco, tu forse sei quello che più lo stai... Certo, 5 anni un po' particolari del regno delle due Sicilie, però resta il fatto che Francesco e Ferdinando II mette un punto e a capo. Ovviamente comincia la caccia alle streghe, e alcuni si riescono a salvare perché riescono a dimostrare che in realtà il re aveva avallato quelle richieste, quindi ancorché, diciamo, ingiustificate per certi aspetti, c'era l'avallo del re, e al che, diciamo, non si poteva derogare, non erano imbrogli, potevano essere raggiri, ma era tutto da dimostrare. Il re non c'era più perché era passato a miglior vita, e quindi ecco che alla fine tutto viene lasciato, diciamo, così. Ma alcune persone che invece vengono trovate effettivamente colpevoli di aver fatto imbrogli, appropriazioni indebite, di aver dato consigli fasulli con interessi personali, eccetera eccetera, vengono perseguite, vengono cacciate, vengono imprigionate. Allora questo crea due conseguenze importantissime, ma altrettanto gravi. La prima è che comincia il terrore, nel senso che a questo punto nessuno più comincia a consigliare il re su che cosa fare, poiché in precedenza, con il regno di Francesco I, molte persone avevano dato dei consigli per proprio tornaconto, e quindi i consigli spesso e volentieri non erano giustificati, non era giusto fare quella tale azione, quella tale cosa, ma solo perché ci stava un interesse personale. A questo punto, poiché erano andati a finire male queste persone, nessuno più vuole dare consigli al re, perché ovviamente, e se poi le cose vanno male,
si pensa che io ho detto quella tale cosa perché conveniva farlo a me, perché c'avevo io un interesse privato perché si facesse così o che si facesse quella determinata cosa. Seconda conseguenza, il re avoca a se stesso tutto. Cioè, a questo punto, visto che chi consigliava Tizio, chi consigliava Caio, si facevano imbrogli, adesso decido tutto io, tutto deve passare da me. Ecco, questo è il secondo vulnus, che è praticamente l'innesco della bomba che scoppierà nel 1860. Questo per quale motivo? Perché Ferdinando II aveva la capacità materiale, la conoscenza politica, militare e diplomatica per poter avvocare a sé tutto. Quindi, sebbene il tutto veramente è un termine appropriato, perché è veramente omnicomprensivo, a questo punto si creano problemi, perché Francesco II non è Ferdinando II. Comunque, Claudio aveva anche... La stessa cosa, come se io do a un bambino, anziché un triciclo, una macchina da guidare. La macchina da guidare, casomai alla pure uno, ma non è il triciclo. Vabbè, dici. Claudio, però il discorso è questo, che sì, perfettamente. Vabbè, che Francesco II non fosse all'altezza per tanti motivi, l'abbiamo già detto e ripetuto. Però c'è da dire questo, che comunque questa sua politica ha permesso un risanamento incredibile in pochi anni, ha creato un sistema economico, lui si fidava molto di Ludovico Bianchini, e quindi lui gli uomini di fiducia ce l'aveva, a cominciare anche da Nicola Santangeli, il suo ministro del Carretto, aveva grossissimi uomini di fiducia, c'aveva il grande console Emidio Antonini. Ma poi la questione economica, lui si affidò molto prima al Medici, ma poi soprattutto a Ludovico Bianchini, che ha creato un sistema economico che oggi viene esaltato in tutta Europa. Allora, dalle stanze dorate di Bruxelles esaltano la politica economica che fu veramente la politica sociale di Ferdinando. No, questo c'è da dirlo. Certo. Allora, voglio leggervi cosa ordinò Ferdinando II per risanare il bilancio, che è qualcosa di particolare, soprattutto in un determinato punto che tra pochi istanti vi leggerò. Allora, articolo 1, questo è il decreto che lui emana. Sono abolite le cumulazioni di tutti, scusatevi, c'è il riflesso della luce che non vedo bene. Sono abolite le cumulazioni tutte di soldi con soprassoldi. Il soprassoldo era un extra che veniva riconosciuto sullo stipendio, su pensioni ed altri averi per qualsiasi titolo conceduti e sotto qualsiasi denominazione, perché si erano inventate pure le denominazioni fasulle pur di aumentare le voci del proprio stipendio, e stiamo parlando di impiegati pubblici ovviamente, la cui somma riunita oltrepassi i ducati 25 per me al mese, in modo che ripristino conservati tutte le diverse spettanze predette le 25 mensuali. Sono da questa disposizione eccettuati i soprassoldi e le indennità di alloggio e di mobilio per i militari, che pari che delle indennità di scrittoio. I soldi e le pensioni, per soldi si intende lo stipendio, di giustizia, perché dovete sapere che esistevano le pensioni di giustizia. Le pensioni di giustizia erano le pensioni maturate, perché poi c'erano anche le pensioni onorarie, cioè dati per meriti. Io avevo fatto delle cose buone in qualsiasi campo, a prescindere da questo, il re mi conosceva delle pensioni, diciamo, premio. Invece la pensione di giustizia è quella che mi spetta in virtù degli anni che ho lavorato. Che non oltrepassano ducati 25 mensali saranno esentati dalla nuova ritenuta, ai termini dell'articolo 1, del quale per le classi ascendenti a ducati 25 e grana 1 verrà regolato giusto la seguente tariffa. Quindi viene creata un'area, una no tax area, cioè tu fino a 25 ducati, questo ripeto è nel settore pubblico, non paghi tasse, il tuo stipendio fino a 25 ducati è esentasse,
da 25 ducati e un grana, quindi è lo 01, ci sta questo tipo di tassazione. Quindi verrà regolata nella seguente tariffa: da mensuali ducati 25,01 a ducati 50 al 2,50%, da ducati 50,01 a ducati 105% di tasse, ducati 100,01 a ducati 150 7,50 di tassazione, ducati 150,01 a ducati 210% di tassazione, a ducati 200,01 a ducati 315% di tassazione, da ducati 300,01 a ducati 420% di tassazione, da ducati 400,01 a ducati 525% di tassazione, da ducati 501 a ducati 730% di tassazione, da ducati 701 in su ducati 40% di tassazione. Cioè, avete visto, una tassazione progressiva, come in realtà oggi la nostra Costituzione impone, va? Perché diciamo in realtà imporrebbe, però spesso e volentieri ci stanno le scappatoie. Però comunque vi fa capire come siamo nel 1831, come viene fatta questa legge con una tassazione ben precisa. Parliamo sempre di impiego pubblico, militari e civili. Quindi questo vi... Claudio, ma una riflessione la posso fare? Sì, scusa? La posso fare una riflessione? Non ho capito, posso scusa. Posso fare una riflessione? E questa che era? Una politica di un tiranno? O era una politica lungimirante? Se tu vedi oggi che abbiamo i funzionari politici oggi che praticamente si raddoppiano gli stipendi dalla mattina alla sera, abbiamo un illustre Presidente della Repubblica che è stato capace di raddoppiarsi lo stipendio e dare una reversibilità non so fino a che numero di generazioni. Cioè, noi stiamo parlando di un sovrano tiranno o un sovrano che amava il suo regno, amava la sua terra, la sua gente. Populista, non credo, perché cominciò da lui. Certo, sta di fatto che lui facendo così, in circa sette anni circa, ha risanato un buco di bilancio pauroso. Dopodiché lo Stato è andato sempre in attivo. Quindi, certo, parliamoci chiaro, non sono tutte lucciole, non luccica tutto. Il buon Ferdinando II pure lui ha fatto delle cose sbagliate, ma in questo campo bisogna dargli tanto merito, perché ripeto, un tipo di tassazione così, questo è nero su bianco, è un decreto, basta andare nelle leggi e decreti ma chi è che non fa gli errori? No, ma per carità, al di là di questo, però sto dicendo, una idea di tassazione così moderna con una no tax area ben precisa, guardate che 25 ducati non era una cifra bassa, era una cifra alta, un soldato pigliava 2-3 ducati al mese, 4 ducati al mese, non è che pigliava queste cifre, un generale arrivava a pigliare 700 ducati al mese. Quindi vi rendete conto che non era poi una legge del taglione per cui sì, lui ha messo la tassazione però in pratica pagavano tutti, no, assolutamente no, perché gli stipendi, oltre a fatto un'altra cosa va detta, parlando in paragoni, un ducato equivaleva a 4,25 euro di oggi. 4,25 lire. Sì, questo al 1880 al cambio moderno dovrebbe essere all'incirca 2 euro, però non è giusto fare questo paragone prettamente matematico, perché il rapporto alla vita quotidiana, oggi un chilo di pane sta a 2 euro, 2,50 euro, all'epoca un chilo di pane stava poche grane, quindi centesimi di ducato. Quindi non è proponibile, quindi uno stipendio di 4 ducati, 5 ducati al mese non è che deve spaventare, dice, guai, come campavano questi? No, era uno stipendio che permetteva di campare adeguatamente. Stiamo parlando di un soldato, un marinaio,
Quindi stiamo parlando di un'epoca in cui i bisogni primari erano quelli basilari, terziari e secondari erano veramente secondari e terziari. Quindi dobbiamo calarci nell'epoca, sennò altrimenti non. Ma poi ci fu anche una grandissima. Allora, c'è da dire questo qua. Innanzitutto, il riformismo autentico e l'anticipazione dei tempi di Ferdinando II, perché oggi la nostra tassazione è basata su questo, cioè lui l'ha fatto più di 200 anni fa. E poi la questione di, ti ripeto, poi lui fece un sistema economico dove ha patrimonializzato molto, ma con la moneta circolante. La moneta circolava veramente, nonostante ci fosse molta patrimonializzazione, e quindi c'era un'economia molto dinamica. No, ma ripeto, Ferdinando II con questo sistema veramente fece un miracolo, dando, come hai detto giustamente tu, per cominciare, lui l'esempio, riducendosi il proprio stipendio, il proprio appannaggio, perché anche tuttora il re d'Inghilterra c'ha uno stipendio, e lui, come tutti i monarchi che hanno lo stipendio, il suo se lo tagliò. Proprio per aiutare la baracca e dare l'esempio, però ecco, questo ha portato di negativo che quando nel maggio 1859 il povero Ferdinando II muore e sale al potere Francesco II, suo figlio, praticamente si trovano ad avere, ripeto, una macchina statale dove lui era l'unico pilota e non aveva la patente. Questo è il discorso. Purtroppo, e vi ho spiegato anche perché, il discorso dei consiglieri praticamente non c'erano e nessuno si permetteva di dare consigli. Quello che succede in Sicilia soprattutto, ma poi anche quando Garibaldi sbarca in continente e le truppe praticamente perdono tutti gli scontri, non ne vincono uno, ma perché questo? È mai possibile che tutti i generali erano inetti? È mai possibile? Invece la spiegazione sta nel fatto che rispettavano gli ordini che venivano da Napoli, che venivano dettati in prima persona da Francesco II, il quale non aveva nessuno che lo consigliava per i motivi di prima. L'esempio emblematico ve lo dimostro con ciò che accade all'indomani dello sbarco dei garibaldini. Praticamente si concerna questa controazione dettata da Napoli, e questo diciamo così, che militarmente era un discorso valido. Garibaldi è sbarcato a Marsala, bisogna fronteggiarlo. Allora che piano strategico usano? Mandiamo un battaglione di soldati da Palermo per prenderli di faccia. Un altro battaglione lo carichiamo su una nave, su una o due navi, lo trasportiamo a Trapani, li facciamo sbarcare e li pigliamo sul fianco. Un altro battaglione, un terzo battaglione, lo imbarchiamo sempre sulle navi, lo portiamo a Marsala e facciamo un controsbarco e li pigliamo alle spalle. Il teorema strategico si basava su una condizione essenziale, che Garibaldi doveva essere attaccato da tre punti diversi contemporaneamente. Allora si fanno un attimo i calcoli, dice va bene, l'esercito, il battaglione da Palermo può partire, e quindi parte ovviamente a piedi in direzione da Palermo verso Marsala. Che succede? A Palermo è un porto grande, ci stanno un sacco di navi. Il principe di Castelcicala, che sta a Palermo, non decide di prendere le navi, perché l'ordine che ha avuto lui di imbarcare i soldati sulle navi e di portarli a Trapani e a Marsala, non decide di prendere le navi che stavano lì, di noleggiarle, perché poteva essere tacciato, ma perché hai noleggiato le navi? Tu potevi appigliare le navi borboniche, che militari e militarizzate, che stavano pattugliando la costa davanti Palermo, li fai entrare nel porto, li prendi lì, e quindi risparmi soldi per le tasse pubbliche. E lui così fa, non noleggia i mercantili presenti a Palermo. Solo che succede? Non c'è vento. Le navi che sono metà a vapore e metà a vela, sono quelle a vapore, trainano quelle a vela perché non c'è vento,
e quindi i tempi, i sincronismi saltano. Ovviamente non ci sta la radio per poter dire aspettate, non partite. Intanto quelli là da Palermo erano già partiti. Arriva la prima nave che deve portare le navi a Trapani, la fanno i segnali con le bandiere, la fanno entrare in porto, ma questo fa saltare i tempi. Idem per quanto riguarda le navi che devono portare l'altro battaglione a Marsala, pure quelle sono in ritardo. E quindi questo cosa fa? Fa sì che tutto il meccanismo salta, Garibaldi viene attaccato da tre direttrici differenti, ma in sequenza, non contemporaneamente. E quindi lui riesce a fronteggiare i tre attacchi. Tutto questo perché? Perché il principe di Castelcicala, per paura di essere tacciato, di fare spese superflue, non noleggia i mercantili presenti a Palermo. Ecco, questo... Ma questa è la tua opinione sul fatto che a Castelcicala c'è qualcosa di scritto che parla negativo? Lui dice io non noleggio le navi, prendo il perché è semplice capirlo, perché non noleggia le navi, aspettano che passano le navi militari, perché dovete sapere che la Sicilia viene divisa in una dozzina di settori, ogni settore viene affidato a due o tre navi che lo pattugliano come fanno le sentinelle nei film, vanno avanti e indietro su una determinata rotta, quindi passavano davanti a Palermo, ma queste navi erano alcune a vapore e alcune a vela, e quindi c'erano problemi anche in questo, perché le navi a vela erano condizionate dal vento, quelle a vapore erano condizionate dal fatto che non esisteva il rifornimento in mare, per cui quando il carbone stava finendo dovevano fermarsi, lasciare la zona di pattugliamento, entrare nel porto dove c'era il deposito di carbone, che non c'era in tutti i porti, e quindi di rifornirsi e ritornare in zona di operazioni. Capite bene che la sorveglianza era veramente effimera. È proprio la carenza di vento, quindi un fatto, diciamo, perché loro sapevano che quella nave su per giù, dico per dire, doveva passare alle 10. Invece, anziché passare alle 10, passa alle 10 di sera perché non c'è vento e quindi non riesce a navigare, e allora ecco che salta tutto. Ecco perché poi il fatto importante di non aver preso noleggiato le navi fa sì che praticamente salta tutto il teorema strategico. Un'altra cosa importante che è uscita dai documenti inseriti nel libro 1860 La Verità è il discorso che in Sicilia non ci sono munizioni. Tenete presente, vi leggo un attimo una cosa, un documento, questo è un documento letterale, quindi sono proprio le parole scritte nel documento. Noi siamo praticamente a 48 ore dopo lo sbarco dei garibaldini. Eccolo qua. Allora, questo documento è del 13 maggio 1860, è un telegramma che parte alle 2:30 del pomeriggio del 13 maggio, quindi sono esattamente 48 ore dallo sbarco di Garibaldi. Garibaldi sbarca l'11 maggio alle 13:30, questo è un'ora più tardi. Il principe di Castelcicala alla Sacra Reale Maestà, che scrive, al di là di tante altre cose interessanti che dicendo così: occorrerebbero al più presto 1000 granate inzaccherate da 12 centimetri. La granata è una sfera di ferro, in questo caso di 12 centimetri di diametro, cava all'interno, che viene riempita di polvere da sparo, con un buchino ci sta, viene messa una miccia, viene sparata nel cannone, la miccia in seguito all'esplosione si innesca e viene sparata sulla verticale del nemico, in modo tale che esplodendo sulla sua verticale fa cadere una pioggia di detriti incandescenti sull'avversario. Quindi ne chiedono 1000, chiedono poi 100.000 cartucce per carabina, 100.000 a palla piramidale, 150 cantaie di piombo, che sarebbero circa 14 tonnellate. Tenete presente che per sparare un colpo di pistola o di fucile bastavano pochi grammi di polvere da sparo, figuratevi con 14 tonnellate quanto se ne faceva, quanti colpi sparava, e chiedono la bellezza di 300.000 capsule. La capsula era una pallina, diciamo, grande quanto un'unghia, che veniva appoggiata su una parte del fucile dove andava a battere il cane.
con quello dava la scintilla, faceva innescare la polvere e faceva il colpo. Quindi 300.000 capsule significa la possibilità di sparare 300.000 colpi tra fucile e pistola. Questo significa, vabbè, bacio della sua reale maestà, eccetera, eccetera. Questo sta a significare che i borbonici in Sicilia non ci avevano munizioni e sapevano della preparazione della spedizione da me, sapevano della partenza di Garibaldi in tempo reale, 48 ore dopo che è partito, sapevano che era partito. Claudio, però non dimenticare che due mesi prima c'era stata la soppressione di un'altra rivolta che pure aveva prosciugato munizioni. Ad aprile c'era stato il tentativo di sommossa fatto da Pilo e compagnia bella. Sì, ma tieni presente che stai parlando di aprile, qua siamo a maggio, trasportare queste munizioni ci sarebbe voluto molto poco, cioè io so che mi stanno per attaccare, so che sono partiti, ma voglio rifornire i miei soldati, invece no, perché c'era la sicurezza che i garibaldini, appena avessero visto il sistema difensivo attorno alla Sicilia, sarebbero scappati a gambe levate. Grande sottovalutazione del nemico, l'errore più grande che si possa fare in ambito militare, sottovalutare il nemico che hai di fronte. Questo è ma poi dico un altro documento, cito, questo documento è di 72 ore dopo lo sbarco dei garibaldini, datemi solo il tempo di trovarlo. Allora, vabbè, in questo momento mi sfugge, non lo riesco a trovare, ci sta, credetemi. Comunque praticamente Francesco II fa scrivere al proprio console a Liegi di contattare il più grande costruttore di armi in Europa, che si chiama Francot, perché gli facesse un preventivo per poter avere una fornitura di carabine. La carabina è un fucile ad anima rigata. E questo che cosa comporta? Allora, innanzitutto vi dico prima il fatto dei fucili. Quindi è un'arma moderna. La carabina ad anima rigata che produce questo costruttore di armi in Belgio, in Olanda, a Liegi, praticamente gli rispondono dopo pochi giorni che può consegnare 1.000 lotti di 1.000 carabine la settimana a partire dalla fine di giugno. Una nave al porto di la consegna è al porto di Amsterdam. Da Amsterdam a Napoli ci vogliono 2 settimane. Cioè, quindi il primo lotto eventualmente, che poi non lo fanno l'ordine perché si rendono conto che i tempi non ci sono, il primo lotto sarebbe potuto arrivare alla metà di luglio, cioè quindi praticamente quando la Sicilia già era persa, parliamoci chiaro. A questo punto, e ne sarebbero arrivate solo 1.000. Poi ci stanno a dire due cose: la carabina è un'arma ad anima rigata, che significa che quando io sparo devo fare uno sparo dritto, come vediamo nei film western, dove vediamo quello che spara, perché all'epoca nei film western il fucile era ad anima rigata. Nel fucile invece ad anima liscia, in uso nell'ambito dell'esercito borbonico, il tiro doveva essere fatto a parabola, perché praticamente nel momento in cui io sparavo, il colpo doveva fare questa traiettoria qua, dovevo praticamente mirare, parlando a 100 metri di distanza, 150 metri, perché se devo sparare a 10 metri il problema non si pone, ma se devo sparare al nemico che si trova a 150 metri da me, tiro utile per un fucile sia a canna rigata che a canna liscia, devo mirare, dico per dire, 20 metri la sua testa, perché devo poi colpirlo con questa parabola rispetto al tiro dritto. Quindi capirete che colpire una persona con un fucile ad anima rigata significa che io non lo becco nell'occhio sinistro, lo becco nell'occhio destro. Ma se io devo beccare una persona con un tiro a parabola a 100, 150, 200 metri di distanza, è un caso se lo colpisco. Quello che noi vediamo nelle guerre napoleoniche, quando nei film ci mostrano
una schiera di migliaia di soldati uno a fianco a un altro e dall'altro lato lo stesso che si sparano a vicenda e quelli che cadono come pere cotte, è perché ne sono tanti, per cui io non colpisco a Giovanni, colpisco a Nicola, ma ne colpisco uno. Ma se invece Giovanni sta nascosto dietro un albero e fa capolino con la testa, gli devo sparare, come facevano i garibaldini, che non si mettevano in schierati frontalmente come invece facevano i borbonici, è ovvio che lì non lo becchi con un fucile, se non un colpo di fortuna. Viceversa, i garibaldini, che avevano tutti quanti le carabine ed erano esperti nell'usarle, perché molti dei garibaldini, la stragrande maggioranza, avevano combattuto pochi mesi prima, perché nel luglio del 59 finisce la seconda guerra di indipendenza e molti di quei soldati che vengono congedati all'indomani della fine della guerra, che è agli inizi di luglio del 59, metà luglio del 59, e se ne tornano a casa non hanno niente da fare, accettano di diventare garibaldini perché guadagnano 3 franchi al giorno, che era sempre meglio di niente, non era una paga astronomica, ma era pur sempre una paga. Quindi ecco perché molti accettano di fare i garibaldini ed ecco perché poi alla fine sono persone esperte, perché tenete presente che un'altra cosa importante, sempre riferito alle armi, i borbonici hanno pistole monocolpo, i garibaldini hanno pistole invece a tamburo a 6 colpi e che possono sparare a ripetizione, e quando il tamburo ha esaurito i 6 colpi, per sostituirlo con un altro tamburo pre-ricaricato, che lo posso ricaricare e tenerlo in tasca, ci vogliono pochi secondi. Per caricare una pistola ad avancarica ci voleva, nella migliore delle ipotesi, 30 secondi. Nella migliore delle ipotesi. Quindi erano pieni di cartucci, di proiettili, è inutile che dicano che non erano disarmati, quindi ci avevano tutto bene. Sono decine di documenti qui nel libro che riportano proprio questo. Dice testualmente che ogni garibaldino, se permetti te lo leggo un attimo, dovrebbe essere abbastanza facile trovarlo perché mi ricordo dove sta. Siamo praticamente alla partenza dei garibaldini e vengono e viene fatto un rapporto sulla loro sosta a Talamone, dove appunto poi dicono questi cosa c'hanno. Allora, un attimo. Ecco qua. I legni sono seguiti da vapori da guerra piemontesi che fingono di perseguirli, ma invece sono lì per coadiuvarli in caso di bisogno. I volontari, sarebbe i garibaldini, hanno camicia rossa e giacca blu. Hanno tutti un fucile e 2 revolver. All'epoca le pistole si chiamavano revolver. Ecco, questo è un documento diciamo dei servizi segreti borbonici che parte da Livorno il 9 maggio 1860. Garibaldi sbarca l'11 maggio, 2 giorni prima, ed è indirizzato al segretario del re. E chi lo firma è il console a Livorno, al console borbonico a Livorno. Allora, questo serve proprio per comprendere la grande differenza. Le pistole garibaldine erano questi revolver, che erano delle armi micidiali perché sparavano 6 colpi a ripetizione. Eccole qua, non so se lo riuscite a vedere. Questa è la pistola normalmente utilizzata dai garibaldini. E vi faccio vedere un'altra immagine. Fai rivedere quella di prima che ti ho messo in grandezza. Sì. Eccola qua. Questa sono le Colt Navy. Samuel Colt, il famoso nome, dovrebbe ricordare a tutti appunto le pistole americane, non a caso impianta sulla rive del Tamigi proprio nel 1850 una fabbrica per la necessità dell'Europa di armarsi, perché queste sono armi rivoluzionarie, tutti quanti le vogliono tranne il Regno delle Due Sicilie. Ovviamente Garibaldi le ordina subito e si procura. Oddio, più che le ordine le hanno date, secondo me. Le ha pagate perché i soldi li hanno avuti, quindi non ti preoccupare, li hanno avuti regalate, anche perché ne servivano migliaia e migliaia. E questo è una illustrazione molto particolare
che illustra una scena che è veramente accaduta, che è praticamente il Bon Garibaldi, questo siamo alla battaglia di Milazzo del giugno, fine giugno 1860, adesso la data non la ricordo bene, mi chiedo scusa. Garibaldi viene attaccato simultaneamente da quattro cavalieri borbonici, ovviamente viene attaccato con le spade, sta avendo la peggio perché sono quattro contro uno e i soldati borbonici non erano poi tanto scarsi, anzi di tutto rispetto con l'uso della spada, ma c'è dietro il colonnello Sirtori con il suo revolver che spara quattro colpi e fa fuori tutti e quattro gli assalitori. Se avesse avuto la pistola monocolpo, nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto uccidere una sola persona. Invece col suo revolver ne fa fuori tutti e quattro. Questo è l'episodio fondamentale, proprio emblematico di quanto è accaduto. Quindi se alla fine hanno perso i borbonici, sono state per una serie di concause concatenate l'uno con l'altra, ma innanzitutto perché c'era una differenza nell'ambito delle armi, una differenza nell'ambito delle quantità, perché tenete presente che nei tre mesi dall'11 maggio 1860 alla fine di luglio, a metà agosto del 1860, prima a Marsala, poi a Palermo, sbarcheranno oltre 40.000, quasi 45.000 garibaldini. Questo è quello che risulta dai documenti, poi ci possono essere altri documenti o altri viaggi consegnati. Sai Claudio, tu giustamente lavori con i documenti, ma Angela Pellicciari, no, per carità, figura, noi facciamo Angela Pellicciari nei panni sporchi dei mille, con altrettanti documenti, spiega che sono stati altri motivi che si affiancano a quelli che tu hai detto poc'anzi. Ti volevo dire un'altra cosa, ma quindi a questo punto il regno l'abbiamo perso per tirchieria, perché avevamo tirchi. Borbone erano tirchi. No. Francesco II era buono, non gli interessavano le armi, per cui non voleva fare la guerra a nessuno, per cui se io non voglio fare la guerra a nessuno non me ne compro, ed era convinto di spaventare gli aggressori semplicemente mostrando i muscoli. Se vuoi la pace preparati alla guerra, dice il detto latino, l'ho già tradotto. Ma questo è sempre attuale. Però ovviamente tu devi avere la capacità di farlo. Tenete presente, si vede poco qui perché non lo permette, però nel libro c'è un elenco dove noi abbiamo sintetizzato i vari viaggi dei garibaldini. Tenete presente che il 10 maggio, vediamo se il riflesso della luce me lo consente, allora il 10 maggio salpa, quindi il giorno prima dello sbarco a Marsala, salpa da Genova un vapore inglese con 724 garibaldini con a bordo armi e denari da Genova e sosta a Livorno l'11 maggio. Quindi noi abbiamo il documento che ci attesta che questa nave è partita da Genova il 10, si è fermata l'11 a Livorno e poi è sbarcata a Marsala. Il quando questo non lo sappiamo, però noi abbiamo le liste di tutte le partenze. Perché un'altra cosa che non si era detta mai prima e che noi l'abbiamo visto nei documenti, le navi non erano in grado di fare la rotta dalla Liguria alla Sicilia non stop, perché erano navi a carbone, consumavano un sacco, avevano a bordo persone per cui avevano un peso e non potevano caricare tantissimo carbone, perché o caricavi carbone o caricavi persone, perché poi le capacità delle navi quello erano, per cui erano gioco forza a fare dei rifornimenti. Dovevano fare dei rifornimenti per forza o in Sardegna a Cagliari o in Toscana verosimilmente a Talamone, a Livorno, eccetera eccetera. I servizi segreti borbonici che operavano a Genova informavano via telegrafo dell'arrivo, della partenza delle navi
e nello stesso tempo c'erano quei là a distanza a Livorno e a Cagliari che confutavano, e pure loro dicevano, arrivata, se faccio l'esempio, a Cagliari, arrivata proveniente da Genova la nave tal dei tali, il comandante è il tizio, a bordo ci sono 2000 persone con 300 fucili, con 8 polvere da sparo, con 10.000 franchi, dico per dire misure così, informazioni dettagliatissime. Quando parte Garibaldi, e noi questo ce l'abbiamo messo proprio nella copertina del libro, il documento, dove dice, tenete presente che il documento è del 6 maggio, Garibaldi è partito l'alba del 6 maggio, e dice, all'alba con armi, munizioni, stato maggiore e medici, sono qui partiti, e viene da Genova, sono qui partiti 1200 arruolati sopra due vapori sardi, Piemonte e Lombardo, a ruote. Cioè, questo noi effettivamente è così, sono partiti all'alba del 6, 1200 persone, le navi erano Lombardo e Piemonte, erano navi a ruote. Questo dimostra la bontà dei servizi segreti borbonici, che davano informazioni in tempo reale, perché questo messaggio arriva alle 7:15 del pomeriggio del 6 maggio, cioè alle 7 del pomeriggio arriva questo messaggio a Napoli nelle mani del re, quando le navi sono partite nella mattinata, all'alba del 6 maggio, non è che arriva giorni. Quindi a questo punto la responsabilità di chi è, che se non c'erano armi, munizioni in Sicilia? Io invito chiunque ci sta ascoltando, ma non perché ne sono io il coautore, a leggersi questo documento, perché non siamo noi autori a parlare di questo libro, che 283 pagine, noi ne abbiamo scritte una trentina, 10 all'inizio come introduzione e una ventina alla fine come le nostre considerazioni finali. Il resto del malloppo, le 250 pagine, è la trascrizione integrale dei documenti. Per ogni documento c'è la coordinata archivistica, per cui io posso andare in archivio e vedere e consultare quel determinato documento con quelle coordinate. Allora, prima di lasciarci, voglio farti due domande. La prima mia riflessione, quindi, Ferdinando II, se avesse continuato sulla politica di dissipazione delle casse statali, forse non avrebbe perso il regno. Allora, no, perché il problema di Ferdinando II, la sua grande responsabilità nella perdita del regno, oltre a quella di non aver educato preparato il figlio a governare, quindi a dargli quei rudimenti di ambito militare, politico e diplomatico come aveva avuto lui, perché Ferdinando II da ragazzino frequentava le caserme e le navi, era di casa nell'arsenale di Napoli, andava giù all'improvviso per parlare, per giocare insieme ai soldati da bambino. Il principe faceva i vestitini ai soldatini, era proprio appassionato. Cioè, Il conte d'Aquila a 7 anni entra nell'accademia navale, è un marinaio a tutti gli effetti, è ovvio che c'ha la carriera spianata che lo porta ben presto a diventare il vertice della marina borbonica, ma se l'è guadagnato sul campo, è una persona che ha attraversato due volte l'Atlantico a vela, che non è da tutti, manco oggi, e non c'era il satellitare, non c'era tutto ciò che c'è oggi, quindi era veramente difficile fare una traversata atlantica con 4 navi che dovevano navigare insieme, quindi a vela, quindi non era una sciocchezza, l'ha fatta per due volte, andata e ritorno. Vi dicevo, un altro errore di Ferdinando II, oltre a quello di non aver preparato il suo successore, è l'isolamento internazionale. Ci sono ultimi studi documentati, tantissimi. Stiamo producendo un secondo volume, sempre basato su documenti, dove praticamente si dice che siamo tra la fine del 59 e l'inizio del 60, novembre-gennaio, novembre 59, gennaio 60, giù di lì,
che a livello internazionale vogliono fare un congresso internazionale per discutere della questione italiana. Il target principale ovviamente è il centro e il settentrione, quindi l'Emilia, la Toscana, il Ducato di Modena, Parma e Piacenza, eccetera, eccetera. Il San Marino, la Repubblica di San Marino, vuole partecipare a questo congresso internazionale dove ci vogliono andare tutti. Il Regno di Napoli non se ne può fregare di meno. Allora guarda, ti invito a un libro corposo di documenti, sono due, tra l'altro uno parla di Ferdinando IV, di Emilio Gini, e cita anche i tuoi testi, Una flotta in fumo, ti cita come ha preso anche i riferimenti, e Messina, capitale dimenticata, di Alessandro Fumia, corposo di documenti quanto quelli vostri, dove praticamente invece c'è tutta un'altra descrizione della politica estera del Regno di Napoli. Però questa è un'altra storia che altrimenti perderemmo un'altra 2 ore. Però se mi permetti di darti questa presunzione, leggi questo libro, Alessandro Fumia, Messina città capitale dimenticata. Ci sono tanti di quella documentazione sulla politica estera dei Borbone, incredibile. Soprattutto con Emilio Gini si capisce le origini della loro politica estera, che era molto lungimirante e che aveva capito Giolitti, che voleva fare la stessa cosa. Infatti poi non lo hanno ascoltato Giolitti e ha fatto la fine che ha fatto. Che c'era uno strettissimo rapporto tra il Regno delle Due Sicilie e il Regno Sabaudo. Tenete presente che nel 58, dico bene, non ricordo a memoria il giorno e il mese, viene qui una commissione di militari della Marina Sarda per visionare gli elementi principali della Marina Borbonica, che erano l'arsenale di Napoli, il cantiere di Castellammare e Pietrarsa, che erano i luoghi dove si producevano propulsori a vapore per uso navale, perché noi siamo abituati a pensare a Pietrarsa come una fabbrica per locomotive, ma in realtà produzione di locomotive era molto limitata. No, ma non solo, facevano propulsori a vapore che servivano anche per macchine utenti. No, anche per le navi, ma presente che le navi e le locomotive sono relativamente poche, quindi quando tu hai prodotto 3, 4, 5 propulsori per nave, 3, 4, 5 locomotive, non ne produci più. Invece là si producevano propulsori a vapore per pompe, per trapani. Quello che noi vediamo, il trapano a colonna elettrica oggi, all'epoca era a vapore, e non è che ci voleva una macchina enorme, ma anche per muovere un trapano a colonna grande, ovviamente non per fare il buchino da orefice, si usavano i macchinari per piallare, per livellare i metalli e livellare il legno, si usavano, quindi ci stava una grossa produzione di propulsori a vapore. Questa è un'altra cosa che molti, quindi per l'industria manifatturiera alla fine. Sì, certo, che loro vendevano a privati e pubblici, perché ovviamente, che ne so, a Castellammare o anche a Torre Annunziata allo spolettificio, se serviva un trapano a vapore, perché sennò l'altra soluzione era a mano, e chi lo faceva il motore, chi lo faceva il suo trapano? Lo faceva Pietrarsa. Quindi la vera produzione di Pietrarsa non è tanto per i propulsori, in campo ferroviario ancora di meno, perché di locomotive non è che ce ne servissero tantissime. Di propulsori servivano i pezzi di ricambio, questo sì, facevano un sacco di fusioni, BL, cilindri, tanti pezzi di rispetto. Noi facevamo una cosa a Pietrarsa molto intelligente, compravamo i prototipi in Inghilterra, sia in campo navale che in campo ferroviario, poi li smontavamo sani, tutto, pezzo per pezzo, e li facevamo da capo. E facevamo i pezzi uguali, anche meglio, perché ad esempio quando poi, parlando sempre di navi, le navi in Inghilterra, le navi a vapore, potevi comprare sia lo scafo sia il propulsore e il motore. Vediamo che loro ovviamente ne approfittano, e non è che li possiamo biasimare più di tanto, per cui fanno dei prezzi molto alti, si fanno i conti in tasca, Ferdinando II, che è in gamba,
e dice: un momento, aspetta, le navi ce le facciamo noi a Castellammare, ordiniamo questo prima che nascesse Pietrarsa, ordiniamo i motori in Inghilterra e le navi le facciamo qua, così risparmiamo, perché ci costa un terzo di quello che ci costa in Inghilterra. E anzi, cosa fanno loro? Delle classi delle navi, che normalmente erano quattro, quindi quattro navi gemelle, una la costruiscono in Inghilterra, motore e scafo. Su quella lì, quando torna qua, imbarcano i tre motori e le altre tre le fanno a Castellammare. E cosa succede? Che vanno meglio i propulsori costruiti a Pietrarsa rispetto a quelli comprati là, perché qui c'è il problema delle unità di misura. In Inghilterra hanno un'unità di misura particolare e quando danno gli ordini che ci servono per i supporti del motore, non si trovano, sono costretti a fare delle modifiche, perché noi avevamo dato delle misure con i nostri sistemi metrici e loro c'erano i loro, e nella trasposizione stiamo parlando di centimetri. E tu dopo ti trovi con un basamento di un motore spostato 10, 15, 20 centimetri, perché c'è stato un errore di calcolo. Poi all'epoca, capirete, non c'era la precisione dei computer di oggi, quindi era facile. Invece quando produciamo tutto quanto in house, motore e propulsore, sono perfetti e sono di gran lunga superiori. Poi noi siamo anche intelligenti, perché facciamo anche le modifiche, che smontando il motore vediamo com'è fatto. Ma perché anziché farlo così non lo facciamo così? Per cui facciamo anche delle piccole variazioni che servono a migliorare il prodotto finale. Perché c'è anche da dire un'altra cosa: gli inglesi non ci danno l'ultimo modello, come tra parentesi è anche giustificabile. Quindi il grande difetto che abbiamo è che non abbiamo progettualità, non siamo in grado di progettare un motore a vapore. Ma questo, ahimè, è una colpa di Ferdinando II, che dice letteralmente che ma a noi non ci conviene spendere energie nella progettazione, fare sperimentazione, perché tu devi fare esperimenti e gli esperimenti costano e non sempre vanno bene. Noi andiamo sul mercato, ci compriamo il migliore prodotto che c'è e ce lo facciamo in casa. Questo è vero, però all'epoca c'era uno sviluppo tecnologico galoppante, per cui ovviamente chi te li vende non ti dà l'ultimo modello, e non solo, ma quel modello nel breve tempo, veramente di pochi anni, risulta obsoleto. Ritornando al discorso delle armi prima, i borbonici usano il fucile Mongiana, fatto a Mongiana, nel 1848, tant'è vero si chiama modello 48. Erano passati 12 anni nel 60, era diventato un ferro vecchio, tecnologicamente parlando, rispetto all'anima rigata, che nel 48 non esisteva. Quel fucile del 48 era il non plus ultra, 12 anni dopo era un ferro vecchio. Ecco, erano stati solo 12 anni. Vabbè, che ti devo dire, Claudio? Loro comunque oggi in Italia non credo che possiamo pensare che la macchina pubblica funziona bene come quella che funzionava con i Borbone. Pazienza. Però io sono convinto che l'unica strada che poteva fare era quella. Le casse, i conti devono essere a posto, perché eravamo una media potenza, non potevamo sgarrare. Però ti ripeto, sulla politica estera sto acquisendo delle nozioni veramente importanti, sono veramente grosse, e se, mi ha aperto sia la mente Emilio Ginni che Alessandro Fumia. Però voglio soltanto salutarti chiedendoti, che dicendo ai nostri spettatori che c'è in cantiere, mo parlando di Castellammare, qualcosa in cantiere per quanto riguarda i motivi reali che hanno costretto i Savoia e il Piemonte a fare l'invasione. Sono anche qui economici. Sì, indubbiamente, nel lavoro che noi stiamo lavorando, stiamo producendo, che molto probabilmente si chiamerà 1860 la verità 2.0, che integra questo lavoro che ripeto già è uscito, questo 1860 la verità, noi abbiamo trovato tantissimi, ma ripeto tantissimi documenti che spiegano veramente i perché il regno di Sardegna è venuto a romperci le scatole qua.
perché noi eravamo comunque un regno pacifico, vi torno a ripetere, a livello internazionale noi eravamo insignificanti, nessuno ci pensava e tantomeno noi pensavamo agli altri. E l'Inghilterra, questo... l'Inghilterra sì. L'Inghilterra, ma ti torno a ripetere, bisogna uscire dai luoghi comuni, se vogliamo capire le cose, non dobbiamo avere preconcetti. Dire l'Inghilterra sì è relativo, perché per quanto riguarda il regno delle due Sicilie andava bene anche come stava andando, perché in effetti, no, ad esempio per quanto riguarda gli Zulfi, loro avevano avuto partita vinta, loro bene o male i rapporti con il Borbone erano ottimi, le loro navi potevano fare base qui senza alcun problema, quindi avevano tutto il possibile senza oneri. Claudio, quindi, Claudio, guarda che con la questione degli Zolfi poi Ferdinando II costrinse gli inglesi a sedersi al tavolo a Parigi. Guarda che la situazione politica estera è molto particolare e loro avevano un grosso problema con il Regno delle Due Sicilie, però sarebbe un'altra trasmissione, bisognerebbe farla non con me, ma con chi ha studiato queste cose in maniera molto, molto, molto dettagliata e con documentazione alla mano. È uscito questo altro libro con questi altri documenti dove io per il momento ti dico questa... sono arrivato a studiare fino al marzo del 60, quindi mi devo ancora addentrare in tutto il resto. Fino al marzo del 60 te lo posso assicurare, il regno delle due Sicilie interessava la Sardegna, scusami, interessava agli inglesi, ma molto relativamente, molto 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 relativamente, e soprattutto il regno delle due Sicilie non aveva nessuna rilevanza in campo internazionale, nessuno lo prendeva in considerazione, non era considerato da nessuno, né tantomeno lui si faceva parte diligente per farsi considerare. Ti ho detto l'esempio di questo congresso che si vuole fare a Parigi tra il 59 e il 60, dove San Marino chiede di parteciparvi e il regno di Napoli non se ne infischi, sarà il tema di un'altra trasmissione, però volentieri. È una situazione molto delicata. Comunque, quindi sapremo i motivi reali per cui il regno di Sardegna aveva bisogno di dover annettersi il regno delle due Sicilie. E quindi aspetteremo a fine anno uscirà questo lavoro? A fine anno spero il più presto possibile. Io ci sto lavorando, stiamo lavorando insieme, non voglio dire decine di ore al giorno, ma svariate ore al giorno, proprio perché il materiale è tantissimo. Trascriverlo non è semplice, perché vi torno a ripetere, non è un discorso interpretativo, è un discorso di trascrizione, e trascrivere i documenti non è cosa semplice, ci vuole tempo, devi fare attenzione, insomma è un lavoraccio, non perché lo faccia parliamo pure i documenti del passato, dell'Ottocento, quindi con una scrittura particolare, con metodi particolari, ma al di là di questo, ripeto, i documenti sono tantissimi, ringraziando Dio i documenti ci sono, non è facile trovarli assolutamente, ma ci sono, e carta canta, questo è il discorso, carta canta. Ovviamente sono d'accordo con te. Con te, tutto ciò che io ho detto è sempre frutto di documenti, è sempre confutato tutta la nostra produzione letteraria che abbiamo fatto dall'82, da quando abbiamo iniziato a interessarci, nell'83 che è uscito il nostro primo articolo sulla rivista Marittima, ad oggi tutti i nostri articoli, i nostri libri sono infarciti di note archivistiche, di note Claudio, documentali. Sulla vostra capacità e grandezza nessuno lo mette in dubbio, se non stavi qui per la terza volta a parlare con noi, perché noi siamo onorati di poterti ospitare, quindi ti aspettiamo per questa nuova uscita del nuovo libro, che a noi ci ha fatto fortuna, ma anche credo che ormai è diventata una specie di rito poterti ospitare con il vostro nuovo lavoro. È stato importante capire la differenza, la grandezza anche di Ferdinando II, ti ripeto, proprio sul discorso aveva comunque dei personaggi a fianco che lui sceglieva molto accuratamente, di altissimo profilo e di cui oggi se ne tessono le lodi, a cominciare da Ludovico Bianchini,
Nicola Santangelo, c'erano tanti, quindi lui si faceva, sapeva da chi farsi consigliare. Comunque ci lasceremo con un breve video che mando spesso, ma questa volta più che mai, per capire che forse il Borbone Ferdinando II era un tiranno per i colletti bianchi e per una classe dirigente, per una borghesia latifondista, oppure notabilato che ormai stava nascendo, ma non era per il popolo un tiranno, che lo amava perché le sue politiche erano rivolte verso il popolo. E quindi giudicare il modo di vivere del 1860 con il metro di oggi è la cosa più sbagliata che si può fare. Quello che succedeva nella Regno di Sicilia, bene o male, succedeva in tutti i paesi europei. Forse nel Regno di Napoli un po' di più, nel senso che c'era una polizia molto severa, però anche in Inghilterra, anche in Francia, anche nel Regno di Sardegna si andava in galera se si protestava contro il re. Quindi, qui a Napoli intendo tutto il regno, c'era una polizia particolarmente, tra virgolette, sia ben inteso, severa, con metodi molto brutali, ma non è che dalle altre parti fossero degli istinti di santo. Però attenzione che Ferdinando aveva il perdono facile. Sì, indubbiamente, tant'è vero che molte persone, un altro dei tanti errori, Don Liborio Romano, che è un noto sovversivo che nel 48 fa ferro e fuoco, tant'è che non viene ucciso, viene mandato in esilio, ritorna nel 55 a Napoli, e poi Francesco II, non un suo, diciamo, adepto, lo fa ministro di polizia. Quindi se io affido le pecore al lupo, dopo non mi devo meravigliare se le pecore mi spariscono. E questo sì, purtroppo sì. Claudio, grazie. Che la polizia. E non è che non era conosciuto Don Liborio Romano. Beh, sappiamo bene, io ce l'ho quel video della RAI, prima che la RAI lo fece sparire, ce l'ho. Quel famoso video che loro mandarono in onda nel 75 in bianco e nero, quando Don Liborio fece i patti con Torre Crescenzo, produzione Rai, quindi non c'è problema. E Claudio, io ti devo, meglio che se continuiamo non finiamo più, siamo arrivati a 1:20 e stare con te è una cosa che mi appassiona e sarei per ore, però credo che i tempi sono andati ben oltre. Io ti ringrazio, ti auguro veramente una benissima serata e ti lascio questo minuto di video che capirai subito, che già avrai visto tante volte, però è giusto farlo vedere. Ci hanno ascoltato, ricordo il mio volume 1860 La Verità. Grazie. In modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Ecco, ma c'è, perché uno poi alla fine si chiede per che cosa è che ci rende così diversi? Secondo me c'è un fiume carsico che spesso, per lunghe fasi, scorre sottoterra, ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori. Da prima ancora dell'unità d'Italia, viene fuori, e c'è, in qualche modo c'è sempre stato, insomma, non... È un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il Regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando parlava, la lingua corrente, parlava francese. Quindi, allora, è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato.